Per favore, non uscite di casa. Vorrei cominciare ringraziando prima di tutto, ancora una volta, i medici, gli operatori sanitari, i ricercatori, che semmai anche in questo momento che vi parlo stanno lavorando senza sosta negli ospedali per combattere l'emergenza sanitaria, per curare i nostri malati. Lo so che a qualcuno qui in Albania sembrerà strano che 30 medici e infermieri della nostra piccola armata in tenuta bianca partono oggi per la linea del fuoco in Italia. Stiamo attraversando un momento particolare e difficile. Questa Quaresima non ci risparmia sacrifici e dolori concreti, rinunce che toccano la sfera della nostra libertà e che alimentano molto spesso sentimenti di inquietudine, di angoscia e di paura. Il nostro cammino terreno in questo momento è incerto. Sì, la nostra protesta, come vedete, è pacifica e statica, quindi rispettando, come nostro solito, tutte le regole, tutti i protocolli che ci vengono imposti.